La nuova Renault Zoe 40 rappresenta un deciso passo in avanti nel campo delle vetture elettriche, raggiungendo un'autonomia quasi paragonabile a quella delle auto tradizionali. Grazie ad una nuova batteria, infatti, la City Car con la spina dichiara un'autonomia di 400 km, corrispondenti a circa 300 km in condizioni reali. Esteticamente la nuova Zoe non propone particolari novità rispetto al passato, rimanendo pressoché inalterata dal punto di vista del design e confermando una linea moderna, come uniche differenze alcune colorazioni esterne, un nuovo tipo di cerchi in lega da 16 pollici e rivestimenti interni di colore nero. A livello tecnico, la nuova utilitaria elettrica della Losanga è dotata di una batteria agli ioni di litio da 41 kW, quasi il doppio della precedente. Zoe cambia anima, un'anima decisamente più potente, una nuova batteria R40 che permette di fare 400 km dichiarati che in reale diventano poi 300 km, quello che chiede il nostro cliente oggi in termini di autonomia. Grazie a questa nuova dotazione, l'autonomia della Zoe è ora più che sufficiente per la grande maggioranza degli automobilisti, anche se le percorrenze possono ovviamente variare, non di poco, in funzione dello stile di guida e delle condizioni meteo. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, il sistema brevettato da Renault promette tempi fino a 6 volte più rapidi rispetto a quelli delle principali rivali, permettendo di recuperare fino a 120 km di autonomia reale in soli 30 minuti di rifornimento. In attesa quindi di auspicabili incentivi governativi per le vetture ecologiche, la nuova Renault Zoe si propone come una delle più interessanti auto elettriche in commercio. Questa City Car potrebbe dunque rappresentare una valida alternativa per chi percorre molti chilometri in città e nel medio raggio. Unico handicap, il prezzo, ancora piuttosto alto rispetto a una quattro ruote tradizionale.